In questa raccolta parliamo di come mandare newsletter con MailChimp. È un vero e proprio corso base per chi vuole imparare a usare MailChimp per mandare newsletter e più in generale per l'email marketing. Per le questioni più avanzate, ti consiglio di guardare due raccolte in cui le affrontiamo e sono segmentare una mailing list con MailChimp e automazioni di MailChimp. Questa raccolta è fatta di tutorial pratici girati direttamente dentro MailChimp, dentro lo schermo del computer. Prima di iniziare, però, ci tengo a dire alcune cose per chiarire a chi serve MailChimp e a chi no. MailChimp è nato come strumento per l'email marketing, ma negli anni, specialmente di recente, è diventato molto di più. È diventata una piattaforma di marketing che serve a gestire diversi canali. Quindi, oltre all'email marketing, c'è anche l'advertising, c'è la pubblicazione di contenuti sui social, c'è la possibilità di costruire siti, landing page, comprare domini per il proprio sito, eccetera. È uno strumento completo, è uno strumento anche però potenzialmente complesso da usare. Ed è relativamente costoso se confrontato con altri strumenti per l'email marketing. Ha senso usarlo se si vuole avere un unico strumento appunto da utilizzare per fare email marketing e anche un po' di altre cose. Se invece quello che si sta cercando è uno strumento per fare esclusivamente email marketing, allora il mio suggerimento è di guardare le raccolte in cui parliamo di MailerLite. Detto questo, iniziamo. Apriamo MailChimp e mettiamoci al lavoro.